Buonasera a tutti, benvenuti al consueto appuntamento di Call Center Cortesia, la rubrica per chi che ha un mucchio di problemi, non sa con chi parlare, che ne parla con me, che neanche mi conosce. Sentiamo se c'è qualcuno in linea, pronto? Sì, ciao Ines, sono Riccardo e volevo chiederti una info perché Sì. diciamo, molte star di Hollywood Sì. hanno un toy boy. E Toy Boy, Eh sì, ma certo. no, capisco, mi spieghi cos'è? E Toy Boy, semplice, è quando che un'attrice piena di scheggi, famosa, affascinante, si trova al moroso di tanti anni più giovane. Succede. Beh, mi Ah, ho per esempio, mi capito. sono una toy girl. Ah, quindi tuo marito è più vecchio di te? No, no, che mo stessa età, stessa età, che mo. E quindi? E beh, ma a casa, sento come che si comporta mio marito. E mi dice sempre, ine, toy sae, ine, toy loio, ine, toy a carta igienica, toy, sono toy girl anche a me. Ah, ecco, no, perché sembrava strano anche a vederti, no, così, sembravi mica tanto giovane. Ecco, togli anche pal sesto, sento. Fare, fare. Sono Chef Vianeo da Mestre, il conduttore di MasterChef, il programma di cucina che ha esaurito i sinonimi di per me è un no. Forza, dai, avanti col prossimo no. Dai, dai. Buonasera chef, sono Marco e ho un piatto che la Vada. stupirà. Vada, sono tutto un fremito, la roba. Carne di scoiattolo, l'ha mai mangiata? No, è la prima volta che sento. Io le ho preparato carne di scoiattolo e patatine fritte. Ah, complimenti, come si chiama questo piatto? Chips e chop. Chips Guarda, mi ve lo giuro, a volte vorrei avere la testa di sti qua per dire oggi non ho pensato a niente. Buonasera a tutti dalla vostra Ines Cantamburlo qui a Call Center Cortesia, il programma che rancura, raccoglie e ascolta tutte le vostre rogne da casa. Sentiamo se c'è già qualcuno in linea. Pronto? Oh, sono me! Oh, mi, ancora? Ma Duilio, sito ti, me Sì, Mario, sito. sono me! Ma non te puoi parlarmi quando che arrivo a casa stasera? Scusa, sento. Aspetta, amore mio, stasera c'è la partita di Champions, non posso parlare con te. Ma vara che roba. Ma Duilio, ascoltami bene. E a seto la differenza fra ti e un ebete? No. Neanche a me. Cosa che te vuoi? E poi notte ieri al funerale, ti prima. Sì, appunto, infatti da qua scaturisci la domanda. Volevo chiederti una roba importante. Sentimo. Guarda, la tristezza sto funerale, fammi una promessa, te prego, Ine. Dimmi, dimmi. Promettimi che non mi metterà mai dentro un cimitero. Guarda, so appena sta una roba, ti giuro, ho ancora il magone. Guarda, promettimi che mi Prometto. bruci, rancuri le cenere e mi spargi su un bosco. Me lo Duilio, prometti? d'accordo, ti brucio, raccolgo le ceneri, E ti mi spargi su un cospargo. bosco. D'accordo, fatto. Ho solo un dubbio. Sì. Pa' bruciarti, vuoi aspettare che te mori? O che mo' a fare prima? Inè! Domando!